dentro. Ci disponiamo per la processione nel silenzio e nella preghiera. Thank you.
Di Cristo e abbiamo detto che l'ha fatto perché ci ha amati, ci ama, ci ha liberati e ci vuole liberi, liberi figli di Dio, liberi dal peccato, liberi da tutto ciò che non ci permette di volare in alto verso la santità. Allora il nostro pellegrinaggio, il nostro andare dietro a Maria per noi è stato, è come consolare il suo cuore, non tanto riempire il vuoto, perché le mamme che hanno perso un figlio, chi di noi o quale persona può riempire il vuoto che il figlio lascia? Eppure siamo qui davanti a lei. Abbiamo camminato per le vie della nostra comunità perché abbiamo detto a Maria: ti vogliamo consolare, tu che sei la consolazione delle vedove, tu che sei la consolazione degli afflitti, tu che sei la consolazione dei miseri, ti vogliamo consolare, vogliamo prendere il posto di Giovanni, vogliamo entrare nella tua casa e aspettare con te il giorno della risurrezione. Il giorno in cui gli apostoli ti diranno: rallegrati, o madre, perché Cristo è risorto dai morti. Maria sapeva che la sua missione non era completata ai piedi della croce e nonostante lei si è voltata verso Gesù dicendo: mi hai salutata piena di grazia, ai piedi della tua croce oggi sono piena di triste amarezza, ecco che Gesù non la fa sentire da sola, la consola, gli affida la missione di essere madre non solo di lui, ma dell'intera umanità. Donna, ecco tuo figlio. E volgendosi a Giovanni dirà: accogli la mia madre, consola la mia madre, asciuga le lacrime di mia madre, prendi il mio posto e fa
che il suo cuore presto possa gioire, possa essere consolato questa notte, quando il mio corpo sarà chiuso in quella tomba buia e aspetterà il giorno della risurrezione. Grazie.